Eccoci, bentornati a Coffee Break. Allora, sono, definiamole così, manganellate giudiziarie tra Lega e Movimento 5 Stelle in una giornata, quella di ieri, ad alta tensione politica. In mattinata, lo abbiamo fatto in diretta, la notizia, no, che irrompe del fatto che il sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture, il leghista Siri, è indagato per corruzione per una presunta tangente di 30.000 euro. Il Movimento 5 Stelle, con Di Maio, col suo capo politico, chiede subito un passo indietro da parte di Siri. Il ministro Toninelli revoca le deleghe a Siri. Salvini blinda il suo sottosegretario dicendo alla mia piena fiducia. Poi che succede? Succede che nel pomeriggio sul sito dell'Espresso viene diffuso un audio tra la sindaca di Roma Raggi e l'ex presidente amministratore delegato di AMA, la grande municipalizzata per i rifiuti di Roma, in cui quello che emerge dal contesto, presunte pressioni della sindaca di AMA per questioni di bilancio dell'AMA. A quel punto le parti si invertono, ribadiamo che la sindaca Raggi per questa vicenda non è comunque indagata, le parti si invertono e la Lega, con Salvini, ma non solo con Salvini, chiede le dimissioni della Raggi. Il Premier Conte si trova, diciamo, a dover mediare tra i due capi politici, tra le due forze politiche che costituiscono questo governo, e le forze della maggioranza vanno all'attacco. Sentiamo intanto le dichiarazioni a proposito del caso Siri. Vediamo. Per me è un fatto grave. Non è il tema di un sottosegretario indagato, ma è il tema di una persona coinvolta in un'indagine per corruzione che riguarda addirittura fatti legati alla mafia. E io lo dico chiaramente su questo, ne parlerò anche alla Lega, ma se i fatti dovessero essere questi, è chiaro che il sottosegretario Siri dovrebbe dimettersi dal governo. Per una semplice ragione, perché noi siamo sempre stati quelli che dicevano va bene aspettare il terzo grado di giudizio, ma c'è una questione morale. Per quello che mi riguarda, lui può tranquillamente rimanere lì a fare il suo lavoro, e dico agli amici dei 5 Stelle che non si è dimessa la Raggi, che è stata indagata per 1-2 anni, anzi, e quindi in Italia si è colpevoli se si viene condannati, perché se domani indagano Matteo Salvini, ho detto no, ho sbagliato, perché Matteo Salvini è già stato indagato diverse volte, però non mi dimetto, perché altrimenti farei un altro mestiere che non il ministro. Quindi so che do e diamo fastidio a qualcuno come Lega, ma abbiamo il dovere di tenere duro. Poi se qualcuno sbaglia, paga. Però dico agli amici dei 5 Stelle, avete difeso la Raggi per 2 anni sotto inchiesta, quindi cortesemente... due pesi e due misure quando c'è di mezzo la vita delle persone non mi piace. Come Premier, come prima cosa, avverto il dovere e l'urgenza e la sensibilità, anche per rispetto della persona, di parlare col diretto interessato, col mio sottosegretario, Armando Siri. Chiederò a lui quindi alcuni chiarimenti, mi confronterò serenamente con lui. All'esito di questo confronto valuteremo, tenendo conto di tutti gli elementi che ho prospettato in premessa. La situazione purtroppo è molto grave, perché il governo di fatto non c'è più, litiga su tutto e il paese è allo sbando. Aumenterà l'IVA, ci saranno nuovi tagli e l'Italia non si merita questo trattamento. Salvini e Di Maio sono alleati e complici di questa situazione ed è il tempo che lo ammettano e ne traggano le conseguenze. Allora, insomma, cerchiamo di ragionare intanto di questi due casi. Tra poco sentiremo anche una delle dei dialoghi, no, registrati tra la sindaca Raggi e l'ex amministratore delegato di AMA Bagnacani. Ieri la sindaca si è difesa strenuamente proprio qui sulla 7, ospite di Piazza Pulita di Corrado Formigli. Adesso poi sentiremo anche quel passaggio. Bentornato a Carlo Puca. Buongiorno. Allora, io voglio chiederti questo, lo faccio citando il direttore del giornale Sallusti, che oggi dice potrebbe essere il classico cigno nero. Che cos'è? Cioè un elemento imprevedibile. In questo caso l'elemento imprevedibile potrebbe mettere davvero a rischio la vita del governo Movimento 5 Stelle Lega.
Sallusti si spinge ancora più avanti, dice la magistratura ancora una volta irrompe sulla scena elettorale per provarne a condizionarne l'esito, mette insieme il caso Siri con il caso Raggi e dice un colpo alla Lega, un colpo al Movimento 5 Stelle, più che pareggiare i conti sembrano fatti apposta per mettere entrambi con le spalle al muro. Morale, o saltano insieme Siri e la Raggi o a questo punto può davvero saltare il governo. Come la pensi? Ma guarda, tante cose. Sì. Intanto io non credo all'internazionale dei magistrati che si mettono d'accordo, sì, diciamo, due procure diverse per fare cose, diciamo, insieme. Non è il mio modo di vedere il lavoro dei magistrati. Primo. Secondo, francamente io penso da anni, ma è sempre stato così, poi i fatti sono questi, che vicende di questo tipo creano isteria nelle forze politiche, creano tensioni, creano anche, diciamo, problemi nel paese dal punto di vista dell'elettorato, nel rapporto con l'elettorato, ma non sono queste le ragioni per le quali i governi cascano. I governi cascano sull'economia fondamentalmente, cioè se le cose economiche non vanno bene. Certo, fatti come questi aumentano il rischio di incidente sull'economia, sì, appunto, per cui aumenta la tensione e quindi è più facile che se le cose economiche vanno male caschi il governo. Francamente, da qui all'Europa sicuramente non avviene nulla. Sì. Perché l'Europa, il governo. No, è un elemento perché le tensioni poi, sì, si acuiscono anche perché, cioè, appunto ci sono, esatto, le elezioni europee in vista. Ci sono le elezioni europee che sono il punto che capiremo veramente dopo, il giorno dopo le elezioni, dove andiamo a parare. È tutto lì. Nel frattempo, certo, i fatti non sono secondari, cioè c'è effettivamente una tensione incredibile e straordinaria dentro questo governo che non mi sembra tanto abituato ad affrontare appunto le tensioni improvvise, cioè è un governo dove il rapporto personale, ribadisco, tra Salvini e Di Maio, al di là delle schermaglie, qualcuno dice di una freddezza totale, ieri non si sono neanche guardati, sì, sono come quei fidanzati che litigano ma si vogliono comunque bene e comunque sanno che torneranno assieme dopo 3 giorni, ecco, il problema è se le famiglie. Quindi tu non credi a chi dice, oggi scrive, riflette sul fatto che questo potrebbe essere invece un colpo di grazia per il governo giallo-verde? No, non nell'immediato, credo che possa avvenire comunque dopo, si rinfacceranno anche questo, ma non sarà questo il punto è capire dopo l'elezione se riescono a non mettere la faccia su una legge finanziaria da 40-45 miliardi. Adesso poi ci arriviamo, abbiamo problema. Tutto il tempo il di punto parlare vero è anche quello. Degli aspetti il punto vero è quello. Di politica economica. Bentornato l'onorevole Luca Carabetta del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Attività Produttive. La domanda che le faccio, poi ovviamente può fare tutte le riflessioni che ritiene, è sulla scia di quanto per esempio stamattina Di Battista dice al Fatto Quotidiano. Il vero problema è che noi alla Lega abbiamo idee opposte sulla legalità. Allora, alla luce poi di episodi come questi, le differenze, no, vengono fuori in tutta la loro potenza, diciamo. Beh, è questo il vero problema? Se posso, solo sulla scia di quello che diceva Sallusti, ricordiamolo che sul caso Raggi di procura non si parla. Esatto. No, io l'ho detto anche all'inizio, non è indagata. La cosa diversa, lì si parla nemmeno di intercettazioni, si parla di registrazioni fatte evidentemente in malafede, dove poi su quello che ha detto ne possiamo adesso parlare. Adesso però quello poi l'affrontiamo, le sentiamo, parliamo. Sì. Poi sul tema della legalità che io sposterei sul tema di quello che noi possiamo chiamare garantismo. Allora, sì, siamo d'accordo che in Italia si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, siamo d'accordissimo. Però fossi io, mi metto io perché rappresento, sì, una parte di cittadini, i cittadini di questo paese, fossi io in quella posizione, io mi farei una domanda. Nella posizione caso, di Siri, lei dice, sì. Nel caso mi trovassi con una indagine per corruzione in un'inchiesta che riguarda un imprenditore vicino a Messina Denaro, allora io, pur sapendo di essere magari totalmente innocente, sì, io, nel rispetto dei cittadini, io farei un passo indietro. Questa è la differenza forse che abbiamo di visione rispetto alla Lega, che è un po', se vogliamo dire, la questione morale. Cioè l'immagine anche che un politico deve dare di fronte ai cittadini. Chiaramente ci sono indagini e indagini. Abbiamo visto, si è parlato tanto, ne abbiamo risposto anche in questi giorni, anche di nostri esponenti alle europee,
che una funzionaria di un comune è indagata perché c'era una recinzione che andava qualche metro più avanti verso il suolo pubblico. Ecco, lì si può parlare, però quando l'indagine riguarda casi di corruzione, veri o non veri, però corruzione, dove di mezzo c'è un certo Messina Denaro, secondo me nei confronti dei cittadini va fatto un atto bisogna esaminare ogni caso a sé stante, caso per caso. Beh, perché ci sono dei... ci sono, diciamo, la gravità è differente a seconda dei casi. Beh, direi proprio di sì. Ecco, però io le faccio notare sommessamente, lei dice chi era iscritto al Movimento 5 Stelle ha avuto problemi di questo tipo, ha fatto un passo indietro, diciamo che molte volte l'avete costretto a fare un passo indietro, più che sono stati fatti passi indietro, diciamo, spontaneamente. Beh, o no? Ma sta di fatto che comunque un partito, un movimento, una forza politica si distingue proprio dalle azioni che anche fa anche dal suo vertice, perché quando c'è stato ad esempio il caso De Vito, noi dopo un minuto c'è stata la presa di distanza da parte dei vertici del Movimento 5 Stelle. Poi si può dire De Vito bisogna verificare, bisogna andare fino in fondo, per carità, però di fronte ai cittadini bisogna dare un segnale importante. Questa è la differenza, il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista non cambierà mai. Poi su questo dopo, adesso abbiamo una pubblicità tassativa, voglio sentire Carlo Puga. Intanto vi presento gli altri nostri ospiti. Abbiamo collegata con noi da Yalta, in Crimea. Poi le chiederemo perché si trova a Yalta, che diciamo è una località importantissima per la storia del mondo, no? La conferenza di Yalta nel 1945. Il patto Molotov-Pivetti stiamo... Ecco, esattamente. Irene Pivetti, candidata alle europee per Forza Italia. Buongiorno Irene Pivetti. Buongiorno, buongiorno Andrea. E poi... partecipo sia ieri che oggi, diciamo. Ma mi scusi, adesso io devo andare in pubblicità. Che ci fa Yalta? Beh, a Yalta c'è il quinto forum economico internazionale della Crimea, nel quale sono presenti circa 3.000 partecipanti e 100 paesi. È un luogo molto interessante di scambio, ma non sfugge a nessuno la criticità di questo luogo, visto che in questo momento è un territorio conteso tra la Russia e l'Ucraina. Certo. E sappiamo bene che proprio questa contesa ha dato origine alle sanzioni nei confronti della Come Russia. No. Poi... Qui per capire, secondo me era molto importante. Allora, poi ne parliamo, do il buongiorno anche, collegata con noi da Milano, a Marella Caramazza, economista, direttrice della Fondazione Buongiorno Istud per la cultura di impresa e di gestione, che ha pubblicato peraltro un libro che in qualche modo è legato anche alle vicende di cui stiamo parlando. Ve lo facciamo vedere, il socio occulto per Egea, eccolo qua. Allora, pubblicità e riprendiamo la nostra discussione e coinvolgiamo naturalmente tutti. A tra poco. Allora, intanto vi do una notizia, Mattarella ha appena firmato lo sblocca cantieri, il tanto atteso decreto di cui abbiamo parlato tantissimo, che dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri era rimasto nel limbo, il Presidente della Repubblica l'ha firmato, era stato riapprovato, diciamo così, ieri dal Consiglio dei Ministri straordinario che si è tenuto a Reggio Calabria. Quindi diamo al governo in questo momento quello che è del governo, al di là della coda di polemiche, eccetera. Allora, facciamo così, perché io voglio coinvolgere sia Irene Pivetti sia Marella Caramazza, però per mettere l'altra tessera del puzzle insieme andiamo a sentire uno degli audio rubati, no? Il colloquio tra la sindaca Raggi e l'ex amministratore delegato di Ama, e poi sentiamo una parte dell'autodifesa, della difesa della Raggi ieri sera qui a Piazza Pulita. Vediamo. Scusa, però tu mi devi dare una mano, Renzo, perché così non mi stai aiutando. Io la città praticamente è fuori controllo, i sindacati che fanno quel cazzo che vogliono, e io non, cioè, non riesco a parlare. Allora, se per me c'è una nessuna controparte, però dobbiamo tenere presente da dire che per darci una mano non possiamo fare quello che non è possibile fare. Fatelo dire per collegio sindacale. Se tu provi a modificare il tuo progetto di bilancio sulla scorta di quella che è una contestazione che secondo noi è analitica, secondo voi è generica, non importa, provi a fare una bozza di modifica dal tuo progetto, fatelo dire dal collegio che non si può fare perché è generica. A quel punto abbiamo un contenzioso, ma fatelo dire, non mi metto neanche un cazzo di attenzione.
Io oggi però, oggi non posso chiedere ai romani di aumentarmi la presenza, non posso aumentare la radio, perché se loro vedono, grazie anche a quest'opera dei sindacati o degli operai che non hanno valore di fare, se loro si affacciano e vedono la merda in città, in altre zone purtroppo è così, cioè, in altre zone è finito il tenere bene, in altre zone non c'è, cioè, non ci muove. Allora, quando è romano dico, sì, la città è sporca, però abbiamo aumento la radio, ma io scadino, cioè, nessuna città è sporca, altro che ci lasciamo. Lei dice Roma è fuori controllo. Allora glielo chiedo adesso. Roma è fuori controllo? Adesso le dico una cosa. Io credo, anzi no, la legge impone agli enti locali, ai comuni, non solo di controllare i propri bilanci, ma di controllare i bilanci delle società partecipate. Ok? Perché sono soldi pubblici. Allora non è possibile che qualche partecipata si senta assolutamente fuori da ogni possibilità di controllo, come è stata AMA per tanti anni, perché qual è il coltello dalla parte del manico? Se mi dai fastidio, io lascio l'immondizia che cresca in città. Lei pensa che questo ha fatto Bagnacani? Io dico una cosa. Questa è un'accusa molto grave. No, però. Io dico solo una cosa, che nel momento in cui tanti soggetti diversi, che sono il collegio sindacale, il ragioniere generale, il direttore generale, il segretario generale, i dipartimenti, l'assessore al bilancio, mi dicono questo bilancio così com'è non è approvabile, né io né la Giunta, gli altri assessori, possiamo approvare un bilancio con i pareri negativi, perché veniamo portati in procura, alla Corte dei Conti e tutto, perché mi dico scusate, ma voi avete tutti i pareri negativi e Senta. Approvate un bilancio. Ovviamente la sindaca Raggi ha detto molte cose in questa lunga intervista, noi ci siamo soffermati su questa parte perché poi c'era tutta la parte riguardo proprio anche i tecnicismi del bilancio di AMA, però insomma il succo della questione credo ormai sia chiaro. Allora intanto vado da Irene Pivetti per chiederle insomma, che ne pensa di questo scontro a colpi di, dicevamo all'inizio, manganellate giudiziarie tra i contraenti del governo? Secondo lei, come alcuni oggi scrivono, alcuni osservatori, alcuni editorialisti, siamo al capolinea del governo giallo-verde o no? Dire la verità, io non ho mai pensato che questo governo potesse avere altro capolinea che la fine naturale della legislatura, sinceramente, perché questo è un governo che per una serie di combinazioni si trova di fatto a non avere una opposizione, non solo non averla organizzata ma non averla tecnicamente possibile in termini di numeri. Hanno trovato cioè un'alchimia perfetta, numericamente parlando, indipendentemente poi dall'andamento dei sondaggi, perché l'unico sondaggio che davvero conta in Parlamento è quello che serve con il voto a fare la fiducia, a formare il voto di fiducia, e qui questa alleanza ha una larghissima maggioranza. Tutto il resto è un po', come dire, accidentale, lo leggo sicuramente alla stagione elettorale che stiamo attraversando, alla vigilia delle elezioni europee, nelle quali si vota, come ricordo, col metodo proporzionale, dove quindi ciascuno dei due contraenti ha necessità di far risaltare numericamente la propria forza, ma se togliamo lo sguardo dall'Europa e la riportiamo sull'Italia, io non vedo da parte di entrambi alcun interesse a mettere davvero in discussione gli equilibri del governo successivamente al voto europeo. Poi magari sarò l'unica che la pensa così, resterò in controtendenza, non so che dire, ma io non vedo altra soluzione algebricamente possibile e anche, aggiungo, psicologicamente possibile nel momento in cui Salvini si è totalmente affrancato dal centrodestra dal quale proviene, a quale in parte deve una parte dei suoi voti parlamentari, perché si è evoluto, la forza politica si è evoluta, fa tutt'altra storia, tutt'altro percorso politico, e quindi non vedo nemmeno pensabile la posizione del centrodestra con dentro la Lega. Sì, però le voglio chiedere, alla luce proprio di questa sua, voglio dire, apprezziamo, no? Anche l'onestà intellettuale. Alla luce di quello che lei ha detto, siccome lei adesso è candidata per Forza Italia, allora quale può essere la leva, in questo caso del suo partito, ma anche di Fratelli d'Italia, nei confronti della Lega di Salvini, perché, come dite voi, torni a ragionare, lasci il Movimento 5 Stelle e ricrei un'alleanza col centrodestra che fu? Quali leve avete? In realtà la leva più forte e contemporaneamente la più debole che possa esserci in politica, cioè la leva di realtà. Il Paese in questo momento sta soffrendo, il Paese in questo momento ha senz'altro bisogno di una inversione di rotta in direzione dell'economia produttiva, bisogna smetterla di spendere per spendere e spendere per crescere, bisogna
Adesso oggi in combinazione si è fatto lo sblocca cantieri, stiamo a vedere che cosa porterà come risultati, anche largamente propagandistico, ma insomma è chiaro a tutti che manca totalmente una politica di sviluppo industriale, che la politica fiscale è alla tragedia. Abbiamo addirittura giusto ieri, come dire, consacrato la possibilità dell'aumento dell'IVA con evidente futura contrazione dei consumi, riduzione del potere d'acquisto di chiunque e quindi a maggior ragione riduzione poi del gettito fiscale complessivo. Insomma, la realtà si dovrebbe incaricare di richiamare le coscienze di chi sta al governo. Dico anche la più debole, perché sappiamo che non è sempre questa la carta che si gioca. Allora, questa è la carta che viceversa mi gioco io e tutte le persone, diciamo così, intellettualmente oneste, grazie del riconoscimento, Andrea, in questa campagna elettorale e nella successiva, dove diciamo se vogliamo fare ripartire l'Italia e in Europa anche l'Italia, bisogna puntare ad un'economia reale, allo sviluppo di politiche in grado di rilanciare lo sviluppo complessivo del paese, sì, e in questo caso del continente. Chiarissimo. Allora, intanto vado adesso da Mariella Caramazza, partirei appunto da lei alla luce appunto di queste vicende che stanno insomma scuotendo e come la politica, ma anche dicevamo la tenuta della maggioranza. Ma esistono degli anticorpi contro queste situazioni, Caramazza? Buongiorno intanto. Ma allora, esistono anticorpi a vari livelli, sicuramente un primo anticorpo è quello della comprensione, della consapevolezza da parte di chi opera nel campo economico e nel campo politico rispetto ai rischi che stiamo correndo per effetto di una invasione sostanzialmente e neanche tanto silenziosa di forze criminali che in qualche modo si vogliono impossessare dei mercati, si vogliono impossessare dell'economia di questo paese. I casi che stiamo osservando sono casi che danno qualche rappresentazione del malcostume, del malaffare che c'è, non necessariamente bisogna arrivare al momento in cui la procura viene coinvolta per capire che i meccanismi di decisione e di azione che in questo momento caratterizzano tutti coloro che hanno in mano in qualche modo il governo del paese sono per certi versi contaminati da visioni in cui la linea di confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è un po' messa in discussione. Quindi, senta, questo ma è un punto. Mi verrebbe da chiederle, capisco che è una domanda da non lo so, che pesa come un macigno, no? Cioè, calo tutto questo discorso, però cerco di essere pragmatico, no? Cioè, la domanda dovrebbe essere: che armi abbiamo contro la corruzione? Non in assoluto, ma è una domanda generica, capisco, e appunto ci vorrebbero puntate e puntate per rispondere. Mettiamola così: oggi c'è l'autorità anticorruzione, no? C'è Cantone, che diciamo è un pochino l'organismo al quale tutti chiedono una sorta di certificato di buona condotta che l'ANAC peraltro per anche motivi strutturali non è in grado di fornire. E allora come si fa, come ci si mette al riparo da questo, Caramazza? Ma guardi, intanto la domanda, come lei ha detto, è una domanda da mille punti, però io credo che ci siano livelli vari di contrasto. C'è un livello che è quello della sanzione penale, laddove i casi vengano messi in evidenza e dove i casi vengano in qualche modo conclamati come tali, e questo naturalmente spetta all'autorità investigativa, all'autorità giudiziaria. Però il problema è che prima di arrivare a quel momento noi abbiamo notato, anche attraverso gli studi che abbiamo fatto e peraltro sono riportati nel libro, che c'è una sorta di normalizzazione dei modi di agire nel mercato nazionale, direi, e non è solo un problema del sud o del nord, ma è generalizzato, in cui l'uso di scorciatoie per poter raggiungere i propri risultati è un uso abbastanza diffuso. E il problema vero è che non sempre chi lo usa si rende conto della gravità e dei rischi che corre nell'utilizzo queste scorciatoie. Noi abbiamo osservato casi di imprenditori che si sono serviti di intermediari e di soggetti che praticavano la corruzione, pensando che questa fosse un ricorso a una qualche sorta di agenzia di facilitazione.
dichiarazione di servizio che in realtà poi nascondeva dietro rapporti e interessenze con mondi molto più complessi e anche molto più difficili e più rischiosi, casi di imprenditori che hanno fatto entrare in qualche modo all'interno delle proprie realtà aziendali soggetti proprio in virtù del fatto che avevano questi qualche elemento di facilitazione del proprio business. Quindi sì. Io credo che una forma fondamentale di contrasto sia quella della diffusione di una conoscenza e di una sensibilità del rischio che noi stiamo correndo nel fare entrare nell'economia legale modalità che oggi vengono in qualche modo normalizzate sotto forma, sotto il capitolo del malcostume, della corruzione, ma che poi si va a vedere che spesso sono la punta più evidente di un fenomeno molto più nascosto che è anche contratti criminali molto gravi. Allora vado a Carlo Buca, perché c'è un discorso, dividere le cose per facilità, cioè c'è chi è disonesto a prescindere, pensa all'arricchimento personale e questo è un discorso. Poi c'è però nel ragionamento che faceva la Caramazza l'altro grande aspetto di questo paese, cioè la burocrazia certo. che frena tutto, che blocca tutto e davanti a quello certo. poi no, prende corpo sempre di più il fenomeno corruttivo. Ma certo, perché è evidente, però io devo dire che a volte sì. quello che chiamiamo corruzione, adesso mi credo di essere una delle persone più oneste del mondo, ma lo dico perché sì. veramente non potrei fare l'imprenditore per una ragione molto perché? Semplice, perché è evidente che è legittima difesa, non è corruzione a volte, cioè in questo paese tu per fare qualsiasi cosa hai bisogno di 30, 20, 25 permessi e vai da questo e vai da quell'altro, cioè i miei amici imprenditori impazziscono e quindi ci si rivolge al facilitatore. Al come facilitatore. Il facilitatore è quello che ti risolve il problema, poi a volte può essere mafioso, non può essere mafioso, è quello che ha l'amico al comune o piuttosto che alla... anche lì ci sono vari livelli, certo. Ci sono i vari livelli. Allora, è evidente che quella mentalità di cui parla la professoressa si supera semplificando le cose. Purtroppo ero bambino e si parlava di semplificare sì. le cose. Sì. E il problema, alla fine ho maturato una mia idea. Qual è? La mia idea è che se tu semplifichi le cose, in Italia per esempio ci sono 120.000 avvocati, 110.000 risolvono problemi di questo tipo. Sì. Se tu davvero risolvi la burocrazia, lasci per strada decine di migliaia di persone che lavorano, commercialisti, agenzie pratiche. Si è moltiplicato tutto, si è moltiplicato tutto. C'è un mondo, c'è un'economia che circola, anche sana, capiamo? Sì, certo, sana, sana, sì. sana, per carità, che circola intorno alla burocrazia, che non è solo la burocrazia dentro lo Stato, ma c'è una burocrazia, c'è un Come mondo no? che campa intorno a questa cosa qui. Se tu risolvessi il problema burocratico in questo paese, lasceresti per strada decine di migliaia di persone, non saprebbero più cosa fare. Sì. Però questo è un errore di prospettiva, perché naturalmente quello blocca la crescita, blocca lo sviluppo e diciamo, si creerebbero altri sì. mestieri, altri modi per guadagnare. Ah. E purtroppo c'è sempre paura del nuovo. Allora, voglio coinvolgere Carabetta, perché adesso poi vi faccio vedere una cosa, perché la burocrazia è tutto, adesso lo diciamo per capirci, la burocrazia può essere qualsiasi cosa, dal... PIN dell'INPS, lo metto così, la prima parte ti arriva a casa, poi una seconda parte te la danno subito, poi se non accedi al sito per un X mesi devi riavere il codice, cioè è stata trasferita parte della burocrazia online, quindi non si è sburocratizzato niente, adesso faccio un caso che credo molti italiani conoscono a memoria. Io due settimane fa sono andato appunto all'Agenzia delle Entrate per risolvere il problema cosiddetto cassetto fiscale. Quando con una cosa di questo genere bisognerebbe risolvere tutto in tempo reale senza problemi. E adesso poi lo vediamo anche sotto il punto di vista del reddito di cittadinanza, perché il bando dei Navigator ieri, eccetera, ma insomma ci sono un po' di criticità, la vogliamo mettere così? Adesso lo vediamo, però chiedo una battuta adesso prima a Carabetta. Che cosa si è fatto contro tutto questo, contro la burocrazia? Questo governo, sempre dicendo che è poco che governa, quindi è proprio una domanda, una curiosità, ma contro la burocrazia che cosa sta facendo questo governo? Una velocissima premessa, io solo ho sentito dire da Zingaretti in apertura, dall'onorevole Pivetti prima, che l'IVA aumenterà e
dovevo volevo solo rassicurare. Ieri c'è stato il ministro Tria alla Camera, io ero presente, ha chiarito esattamente tutta la questione IVA, non aumenterà, ricordiamo che quest'anno dovevamo pagare 12 miliardi e mezzo di IVA tutti noi e non li paghiamo, sì. Quindi non ci sarà l'aumento. L'aumento semmai l'ha fatto il governo Letta nel 2013, ce lo ricordiamo, e il PD anche lo sosteneva, quindi Zingaretti ha poco da commentare. Sulla semplificazione, io ho vissuto anche delle realtà imprenditoriali, quindi ho vissuto anche un po' quella situazione. Abbiamo fatto un decreto semplificazioni e una legge di bilancio, che sono gli atti più importanti da questo punto di vista. Per quanto riguarda la legge di bilancio, è stato esteso per le piccole partite IVA, quindi professionisti che si mettono in gioco, che vogliono aprire un'attività. Abbiamo esteso il regime forfettario sul fatturato, quindi oggi chi fattura fino a 65.000 euro ha un regime semplificato, paga meno tasse e ha meno burocrazia. Dopodiché c'è un decreto che è uscito che si chiama semplificazioni, che ha fatto già tutto l'iter parlamentare, è stato approvato e ha all'interno, io dico, una piccola parte di tutto quello che vogliamo fare, perché chiaramente conoscendo tutte le problematiche che abbiamo e la complessità, e poi, certo. E tra l'altro io qua l'abbiamo già lanciato nelle semplificazioni questo messaggio. Dato che il settore, soprattutto quelli produttivi, sono estremamente eterogenei e ogni settore ha il suo problema, c'è sempre l'invito della politica nei confronti dei rappresentanti delle associazioni di categoria di dire venite a dirci un po' cos'è che vi blocca. Sì. Tanto che adesso io ricordo una cosa che è quasi ilare, ironica, che nel semplificazione c'era l'eliminazione del registro del burro, per dire che è l'esempio per dire di tutta registro una serie, del burro. Sì, per sì. Tutta una serie di carte inutili che gli imprenditori fanno. Allora, abbiamo iniziato un percorso nelle semplificazioni e nella legge di bilancio è già stato fatto molto. Però poi mi deve rispondere alla domanda, perché adesso la pubblicità, certo. Cioè così si prepara. Questo riguarda giustamente dal suo punto di vista le imprese. Certo. Il vero problema è la burocrazia per qualsiasi cittadino, anche che non fa impresa, quello è lo scoglio maggiore. Assolutamente. Ne parliamo dopo, adesso c'è la pubblicità e ripartiamo peraltro da una serie di cose che riguardano il reddito di cittadinanza e i beneficiari di questo reddito che hanno avuto qualche sorpresa. Mettiamola così. A tra poco. I Navigator, l'INPS, il reddito di cittadinanza, Facebook, il PIN, il SID e un social media manager che blasta la gente. Non è un paese serio quello che mentre negli uffici postali si distribuiscono le prime carte per chi ha avuto il reddito di cittadinanza e si pubblica il bando per i Navigator, affolla il profilo Facebook dell'INPS con 12.000 commenti in meno di due giorni, qualcuna ingenua. Mio figlio ha sempre lavorato in nero, come fa ad avere il reddito di cittadinanza? Qualche altra ridondante, perché ho avuto solo 40 euro e dall'altra parte c'è un social media manager che a un certo punto perde la pazienza e comincia a prendere in giro gli utenti. Perché non va sul sito INPS e richiede il PIN, che ci vogliono 5 minuti? Basta richiederlo a Poste o INPS, o è troppo impegnata a farsi i selfie con orecchie da coniglio? Così finisce in burla una giornata che doveva essere seria. È cominciata la selezione per i Navigator, questa parola americaneggiante che indica gli assistenti dei centri per l'impiego nella guida di chi riceve il reddito di cittadinanza e deve trovare un lavoro. I posti da Navigator sono 3.000 in tutta Italia, lo stipendio lordo è di 30.000 euro e nelle prime 6 ore dopo la pubblicazione del bando sono già arrivate 3.415 domande. L'altra notizia seria è che l'INPS ha diffuso i primi dati sulle domande accolte per il reddito di cittadinanza. Sono 488.000 e per ora il 62% sono state presentate al sud. Napoli da sola ne ha più di tutta la Lombardia e il Veneto messe insieme. Poi si arriva alla farsa. L'INPS mette su Facebook un post in cui invita a verificare l'importo del reddito di cittadinanza online con PIN o SID, un altro sistema di accesso. È un messaggio che rompe le acque. C'è chi scrive che i soldi sono pochi, chi non riesce a usare il PIN, chi non trova la sua pratica, chi non riesce a fare i conti fra ISEE e la scala del sistema per equivalenze 2,1. Così, presto, l'addetto alle risposte perde la pazienza e comincia a reagire male. Suo figlio rischia 6 anni di prigione e, se i soldi sono pochi, chiedete ai politici. Per qualcuno è il nuovo eroe nazionale del web, per altri un insolente. Alla fine l'INPS è costretta a fare un nuovo post. Risponderemo solo a commenti inerenti agli aspetti tecnici e ci scusiamo con quanti si sono sentiti offesi per alcune nostre risposte. È Facebook, bellezza, e non ci puoi fare niente.
Allora, così Gui Chiappaventi ieri sera riassumeva un'altra giornata campale, mettiamola così, per il reddito di cittadinanza. Vado prima da Puca, poi insomma, questo fa parte del gioco, c'è in preparazione, c'è la burocrazia online, che cos'è tutto allora, questo? Cose spot, primo, tutta la mia solidarietà al social media manager, io gli voglio bene, diciamo, ecco, è stato, quindi io appartengo alla categoria di quelli che, diciamo, un po' di ironia non guasta. Non guasta, non bisogna esagerare. Secondo, invece, il discorso serio, io non ironizzo invece sul reddito di cittadinanza, perché è una cosa alla quale non si tornerà più indietro. È una cosa che oggettivamente pone un freno alla povertà in molte sacche. Secondo me è stata gestita per inesperienza, perché sono acerbe, è stata gestita non bene dai 5 Stelle la vicenda del reddito di cittadinanza. Nel senso che si poteva chiamare in un altro modo o specificare che cos'è, perché oggettivamente sostiene fasce deboli. È una rivoluzione incredibile per questo paese, noi la stiamo appunto sottovalutando, ma io voglio vedere chi è che toglierà il reddito di cittadinanza d'ora in poi, cioè cambieranno i governi, cambieranno cosa, sarà impossibile tornare indietro, è la più grande idea politica che ci sia stata dai tempi del federalismo di Bossi. Può piacere o meno, lasciamo stare, io penso che si potevano per esempio appunto strutturare meglio queste risorse. Il problema è come si sta giocando questa partita il movimento, cioè mi sembra che siano loro stesso sottovalutando l'evento, perché hanno paura appunto di queste reazioni qui, cioè sono solo 100 euro, sono soltanto 300 euro, c'è la burocrazia, c'è quest'altro, ecco, io francamente al posto loro lo cavalcherei. Cioè, nel senso, una cosa l'abbiamo fatta naturalmente seguendo le regole, le risorse erano quelle, tra qualche anno probabilmente ne avrete di più di soldi, punto. Sì. E invece c'è un po' un nascondersi, no? Come dire, dietro allora, le polemiche. Un attimo, se andate a mettere così, raccogliamo qualche altro giudizio. Torno da Irene Pivetti a proposito del reddito di cittadinanza, perché Puca dice, comunque la si pensi, è una misura rivoluzionaria per questo paese. No, è una misura regressiva, è una misura che con la diciamo copertura di volere sollevare la povertà di fatto non fornisce degli strumenti reali. Esistevano ed esistono delle forme di sussidio che sono ovviamente delle misure tampone. Il reddito di cittadinanza, anche ammesso che lo si riesca a realizzare secondo le immense promesse elettorali fatte soprattutto dal Movimento 5 Stelle, comunque dagli impegni ribaditi anche dal suo alleato di governo la Lega, anche ammesso e non concesso questo, ha tra l'altro un gravissimo difetto, che è quello di affermare che si può godere di un reddito in virtù della sola cittadinanza, il che vuol dire uno schiaffo esattamente a tutti coloro che vogliono lavorare, che credono che il lavoro sia importante non soltanto per il reddito ma anche perché si dà il proprio contributo alla società, uno schiaffo a tutti quei giovani che cercano di costruirsi un futuro che sia stabile, che sia dignitoso e che non dipenda da una forma di paghetta di Stato che è assolutamente umiliante oltre che insufficiente. Ma quindi Pivetti, quindi, secondo lei, se Berlusconi tornasse al governo come presidente del Consiglio toglierebbe il reddito? Io non penso. In maniera più assoluta alcun indotto positivo, per esempio a livello del settore produttivo. Quindi il voto è assolutamente negativo, la misura è da abbandonare quanto prima per sostituirla con qualcosa che funzioni. Sì, aspetti Pivetti, c'è una domanda qui per lei di Carlo Puca. No, dico, secondo lei se Berlusconi tornasse a essere il Presidente del Consiglio, toglierebbe il reddito di cittadinanza? No, io penso che non l'abbia mai voluto, peraltro non rispondo per Berlusconi, che ovviamente ne è più ma il suo leader come fa a non rispondere? Ma non è mai stata una misura, non è mai stata né questa né altre misure sussidiarie al centro di un programma di alcun partito di centrodestra che abbia a cuore lo sviluppo economico. Il tema poi, per quanto mi riguarda, nella maniera più assoluta, ho ripreso a fare politica dopo oltre 20 anni di assenza dalla scena politica per un motivo: ci vuole sviluppo per le imprese. Concordo. Ho costruito una forza politica che vive di questo tema e che in quanto indipendente mi ha poi dopo portato alla candidatura con Forza Italia. Noi dobbiamo assolutamente rimettere al centro le imprese, smettere di criminalizzare l'imprenditore e guardare solo e soltanto all'economia produttiva, altrimenti se non moltiplichiamo le risorse tutto il resto è propaganda, è propaganda, non è una risposta reale alla povertà. Una flash. Arrivo da Carabetta, sentiamo però la professoressa Caramazza, qual è la sua, da economista, che ne pensa del reddito di cittadinanza?
No, allora, io penso che il reddito di cittadinanza, fino a quando consegna nelle mani di alcune persone poco abbienti delle risorse per sopravvivere, è ovviamente una cosa positiva. Il problema di questa misura, secondo me, è che forse chi l'ha stesa non si rende conto, forse non conosce come funziona il meccanismo di ricerca e selezione delle persone da parte delle imprese. Cioè, io sono curiosa, devo dire, di vedere cosa succederà lato domanda di lavoro, non solo offerta, perché noi qui stiamo lavorando sull'idea che ci siano dei navigator che aiuteranno delle persone che fino ad oggi non hanno lavorato a trovare un lavoro. Il problema è capire qual è questo lavoro, il problema è capire dove saranno questi lavori che saranno in grado di assorbire queste persone. Le imprese oggi hanno bisogno di competenze che queste persone probabilmente non hanno. Abbiamo bisogno di lavorare a sviluppare il lavoro e a sviluppare le competenze di coloro che possono andare a prendere quel lavoro. Questa misura non mi sembra che stia lavorando su questo. C'è un processo di accompagnamento, peraltro giusto, doveroso, umano, di persone che hanno perso il lavoro, che non hanno lavoro, verso un mercato del lavoro che però in questo momento non si capisce come è fatto, allora, dal loro punto di vista. Sentiamo la replica a tutte queste criticità, critiche di Carabetta, no? Intanto vogliamo partire dall'ultima, cioè le aziende, intanto il lavoro si incrocia in maniera diversa, sappiamo che è passato pochissimo in percentuali minime dai centri per l'impiego, e comunque se poi il lavoro non c'è, hai voglia navigator anche esperti, no? Vogliamo partire. Il lavoro passa da qui, passa poco dai centri per l'impiego per il fatto che sino ad oggi nessuno ha mai investito nei centri per l'impiego. Io conosco decine di ragazzi della mia età che aspettano per 2-3 anni una risposta e non l'hanno mai ricevuta. Sì. Questo è la responsabilità di chi sino ad oggi dei centri per l'impiego se ne è lavato le mani e quindi ci ha portato a questa situazione. Dopodiché tutte le polemiche possono anche essere vere nel momento in cui il governo non fa degli investimenti per il settore produttivo. Io da vicepresidente della commissione attività produttive che mi occupo di imprese, anche prima ne stavamo discutendo, parlo di 1 miliardo per l'innovazione tecnologica, fatto il fondo presentato a marzo in concassa depositi e prestiti, sblocca cantieri, decreto crescita, misure per agevolare i piccoli professionisti, le piccole partite IVA, quindi di cose ce n'è. E poi per me è una cosa che è davvero drammatico sentirlo, che quello che ha detto la Pivetti. Allora, che dice, il reddito di cittadinanza va a chi non vuole fare niente, sì. Cioè è un insulto a chi vuole lavorare, ma io le dico una cosa Pivetti, chi prende il reddito di cittadinanza vuole lavorare, sono giovani che non riescono a trovare un'occupazione, hanno bisogno di una ma non mano. Ma è vero, non sono giovani. Ma come si permette? Ma scusi, adesso, no, io guardi, non mi agito mai, glielo posso garantire. Un attimo, facciamo però concludere Carabetta. Ci sono delle persone che arrivano a 45, 50 anni e perdono il lavoro per tutta una serie di motivi, hanno bisogno di una mano, ma vogliono lavorare. Il reddito di cittadinanza dà una mano concreta, sia con un sostentamento economico e dall'altra parte da una mano per ritrovarlo il lavoro, perché queste persone vogliono lavorare. Quindi questa narrazione che voi continuate a fare sul reddito di cittadinanza è estremamente offensiva nei confronti di chi vive una situazione drammatica. Io le chiedo per favore di spostare l'asse della polemica. Non è d'accordo con il reddito di cittadinanza, bene, può parlare d'altro, ma non può dire delle cose, scusi, non può dire delle cose del genere su chi vive una situazione drammatica e dire che non vuole lavorare, perché questo non è assolutamente possiamo vero. Possiamo dire due cose? Le faccio una domanda, scusate, solo un attimo Pivetti, solo un attimo, no, perché due domande che voglio fare. La prima lo faccio volentieri, nel senso che io, proprio per il rispetto che porto nei confronti delle persone che hanno bisogno di un lavoro e che genuinamente lo cercano, primo, vorrei dar loro delle risposte oneste, reali, percorribili; secondo, l'unica strada davvero è quella di generarlo il lavoro, mettendo le imprese in condizioni di crescere. Aspetta, ma adesso in Forza Italia, che sono 20 anni che ha governato, che cosa ha fatto per sto paese? I numeri li abbiamo. E lei si candida adesso in Forza Italia e viene qui a menarla a un governo che sta qua da 9 mesi. Da 20 anni lavoro a fianco delle imprese e come impresa, negli ultimi 10 tra l'altro sul fronte più difficile, che è quello della internazionalizzazione, per permettere ai nostri imprenditori e a me naturalmente e alle imprese di agganciare lo sviluppo di paesi più veloci del nostro, come ad esempio i mercati asiatici. So molto bene quali sono le criticità, le imprese non possono certamente assumere se non sono in condizioni di crescere, di aumentare il loro fatturato e ovviamente di districarsi in quella burocrazia all'interno della quale voi...
stavate parlando poco fa. Questo è soltanto, questa è la risposta. Il resto sono dei placebo, sono delle formule elettorali che certamente possono fare comodo nel momento in cui si raccolgono dei voti, ma che non forniscono delle risposte reali a tutte quelle persone, e purtroppo sono moltissime nel nostro paese, che il lavoro genuinamente lo cercano. E che genuinamente... Allora facciamo una cosa, scusatemi. Scusatemi, allora adesso devo dare non solo la delega a Carabetta, ma ho due domande per Carabetta nello specifico del reddito di cittadinanza. Però c'è Paolo Sottocorona, quindi ci blocchiamo, caro Paolo, anche perché poi tu sei doppiamente atteso, perché adesso c'è, come tutti sanno, Pasqua, Pasquetta, quindi hai gli ultimi dati caldissimi aggiornati. Sì. Sul tempo. Allora, questa è l'immagine di circa mezz'ora fa. So che sto coprendo l'Italia, ma sull'Italia non c'è nulla. Quello che ci interessa è questo. Io faccio fatica a distinguere l'Italia, vedo una massa importante. No, infatti l'Italia si trova qua. Però sulla Spagna, vedete, c'è questa perturbazione che tenta di venire verso l'Italia. Lo fa in maniera lenta. Vediamo con che passi. Allora, la giornata di oggi... poche nuvole, vedete il grigio delle nuvole più estese, più intense, diciamo sud-ovest. Debolissime piogge sulle zone alpine. Domani, sabato, aumenta la nuvolosità, arriva il grigio, ma come vedete di piogge c'è poco o nulla, quindi l'avanzamento continua a essere lento. Domenica, ancora giornata con molte nuvole, ma pochissime piogge al sud, sulle Alpi occidentali, in Sardegna. Il salto c'è nella giornata di lunedì, perché lunedì quella bassa pressione avanza verso l'Italia ed ecco il maltempo che prende tutto il nord-ovest, Emilia-Romagna, parte del Veneto, tutte le regioni centrali, c'è qualche zona in giallo, quindi temporali, precipitazioni molto abbondanti. Andando verso sud, via via si sfuma verso piogge piuttosto deboli. Le temperature, il lapsus era venuto per questo, sono comunque in aumento, ci saranno venti anche molto forti da scirocco, quindi un'area non pulita, non tersa, un po' appiccicosa come tipico dello scirocco, però temperature sicuramente piuttosto elevate e questo maltempo durerà probabilmente anche nella giornata di martedì. La campagna invisibile agli occhi che fa Terre des Hommes per la violenza sui bambini, perché invisibile agli occhi? Perché spesso queste violenze non sono evidenti finché non saltano fuori in maniera drammatica e però le ferite dei bambini, sia quelle fisiche sia quelle psichiche, possono essere curate da specialisti. Il fine di Terre des Hommes è di creare Timmy, la casa alloggio di rifugio per i bambini maltrattati, per i bambini separati dalla famiglia. Sembra che parliamo, io vorrei darvi, si dice i numeri sono freddi, questi numeri sono scottanti, però i numeri riesco a leggerli, le altre cose è un po' difficile dirle. Allora, nel 2017 5.780 reati su minori, di cui un terzo avvenuti all'interno delle famiglie. Questo è un dato che dovrebbe fare pensare. Le violenze sessuali sono aumentate del 18%, la corruzione di minorenni è aumentata del 24%, le violenze sessuali aggravate in aumento dell'8%, i reati legati alla pedopornografia aumentati del 57% e in una proporzione fra il 60 e l'85% riguardano bambine. È un quadro pesante, un quadro brutto che non fa onore a nessuno. Noi cosa possiamo fare? Possiamo col nostro cellulare o da casa, con offerte diverse, 45591, perché questi bambini hanno bisogno di aiuto e Terre des Hommes cerca di darglielo. Grazie. Doppio grazie oggi a Paolo Sottocorona. Qualche minuto di pubblicità e torniamo alla nostra discussione. Ho un supplemento di domanda per Carabetta sulla cittadinanza e poi ci vediamo anche che si sono chiuse le liste per le europee. Vediamo chi c'è, chi non c'è, come si sono regolate le diverse forze politiche. Tra poco. Allora, così chiudiamo diciamo la pagina dedicata al reddito di cittadinanza. Chiedo a Carabetta due cose. La prima riguarda la platea complessiva, cioè
siccome lei non le manda a dire, una persona diciamo che dice quello che pensa, vi aspettavate maggiori richieste, cioè un po', non voglio definirlo flop come alcuni l'hanno pure definito, ma rispetto alle aspettative pensavate che più gente l'avrebbe chiesto? Siamo un po' sotto la vostra media? Sì, noi eravamo, è stato tarato su 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia dei 780 povertà, sì, euro al mese e 1.700.000 nuclei familiari, se non vado errato. Attualmente le domande sono di meno, ci sono delle cose da prendere in considerazione. Se noi guardiamo al REI, quindi la misura che aveva fatto il Partito Democratico, il reddito di inclusione, avevano aderito il 60% degli aventi diritto, più o meno. Sì. Quindi lì bisogna andare a capire il perché, e questa è la sfida. C'è un problema di comunicazione? C'è un fatto per cui magari qualcuno non ha ancora sbrigato le pratiche, non è stato informato adeguatamente? Secondo me è una cosa che vedremo a regime. Adesso siamo comunque sulle 800.000 domande con circa 500.000. Di cui, diciamo, accolte, sentivamo prima il dato, 488.000 accolte. Esatto, una cosa che secondo me noi vedremo a regime, però intanto la cosa buona che c'è in più del reddito di cittadinanza rispetto al REI è che si può controllare, perché Poste, CAF, Agenzie per il Lavoro, Centri per l'Impiego, INPS, sono tutti collegati con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per cercare di monitorare un po' la situazione. Molto rapidamente le chiedo, meno giovani del previsto però, come mai? Anche lì, andiamo poi a verificare, sappiamo che c'è un tema di nuclei familiari, sì. Il reddito di cittadinanza viene erogato sulla base dell'ISEE. Quindi anche lì andremo a vedere attraverso gli organi di cui abbiamo a disposizione a cercare di capire. C'è un problema quindi di organizzazione, c'è un problema magari di comunicazione. Quindi però noi abbiamo quindi lei, una lei base. In questo dice aspettiamo. Sì, aspettiamo, secondo me c'è anche un problema come il reddito di inclusione, c'è una questione di lavoratori in nero che temono di essere scoperti, esatto, e quindi non vogliono entrare nel meccanismo. Ma questo è un bene, sì. Cioè, questo è un bene, perché secondo me la seconda fase è: perché non hai chiesto il reddito di cittadinanza? E uno va magari a controllare e scopre che ci sono lavoratori in nero, cioè, e tutto quanto. Questa è una cosa che a me piacerebbe molto, per esempio. Una battuta su questo però chiedo proprio a Marella Caramazza, perché prima ho sentito voleva dire qualcosa sui giovani e reddito, no? Sì, appunto, proprio questo, i giovani non stanno partecipando perché evidentemente non reputano che questo sia il meccanismo con il quale potranno trovare il lavoro con cui progredire, con cui crescere. Forse c'è un effetto nucleo familiare, però a mio modo di vedere è proprio la misura che non è pensata per i giovani, probabilmente è pensata per le persone che hanno perso il lavoro a 45-50 anni, e lì si pone l'altro problema di cui parlavo prima, che è quello di trovare, di capire come si genera il lavoro per questo tipo di persone. Sì. Quindi sicuramente le misure di cui parlava prima il rappresentante del Movimento 5 Stelle, lo sblocca cantieri, piuttosto che tutta una serie di altre misure, potranno forse generare opportunità, però sono tutte ancora da vedere. Credo che in questa partita non si può assolutamente non considerare i meccanismi con i quali il lavoro viene generato davvero all'interno delle aziende e dei mercati. Credo che questo sia un passaggio che va assolutamente tenuto in considerazione. Allora, in questo dialogo va proprio creato un ponte, un dialogo di comunicazione, cosa che, come sentivo prima, forse non si fa, anche per un approccio un po' pregiudiziale nei confronti delle imprese. Allora, voglio farvi vedere adesso, come annunciavo, un pochino andiamo a spulciare le liste per la madre di tutti gli appuntamenti elettorali, cioè le europee del 26 maggio. Sentiamo Francesco Bardaro. Saranno elezioni giocate con due strategie differenti, quella dei capilista contro quella delle candidature per collegio. Ad un rapido sguardo delle liste per le elezioni europee presentate ieri, la distinzione è netta. Capilista in quasi tutti i collegi Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che cede il passo a Tajani solo nella circoscrizione centrale, mentre il PD, il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti hanno deciso per un quadro di candidature più ampio. Qualcuno dice
avete candidato 5 donne, io dico abbiamo candidato prima di tutto 5 eccellenze. Spiccano per esempio le 5 donne capolista per il Movimento 5 Stelle, di cui una, Maria Angela Danzi, indagata per fatti inerenti al suo ruolo di subcommissario al Comune di Brindisi, e ci saranno Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento Europeo, e il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, mentre in Sardegna il Movimento gioca ancora la carta di un europarlamentare uscente, Ignazio Corrao, segue nelle liste l'ex Jena Dino Gianrusso. L'alleato di governo Matteo Salvini gioca invece sul fronte opposto, due campagne elettorali parallele in cui il vicepremier leghista è il portavoce del fronte dei partiti sovranisti europei, mentre in Italia decide di occupare il posto di capolista in tutti i collegi. Fa scalpore l'esclusione dalle liste di Mario Borghezio, mentre compaiono i nomi di Isabella Tovaglieri, giovane vice sindaca di Bustarsizio, oltre alla fedelissima sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, dell'ex azzurra Silvia Sardone, come di un'altra ex forzista Cinzia Bonfrisco, insieme all'economista euroscettico Antonio Maria Rinaldi. Noi aderiremo al gruppo del Partito del Socialismo Europeo, del gruppo Democratici e Progressisti, costruendo, ma non sull'iscrizione, come ho detto, quei ponti come nostra tradizione. Sono invece le prime elezioni europee per il segretario Zingaretti, che gioca la carta dei volti noti come Giuliano Pisapia, capolista del Nord-Est, Carlo Calenda, autore del manifesto Siamo Europei, Pina Picerno e Simona Bonafè, fino al medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, oltre all'ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. Non abbiamo tentazioni di andare da una parte o dall'altra. Stiamo tutti quanti benissimo a casa nostra, fieri, orgogliosi di appartenere a Forza Italia. Più agitate le acque in Forza Italia, dove Silvio Berlusconi è capolista in quasi tutti i collegi, tranne che nel centro, dove cede il passo a Tajani. Polemiche per l'esclusione dalle liste di Mara Carfagna, nonostante lei stessa si fosse resa disponibile, mentre abbandona in polemica il partito l'ex eurodeputata Elisabetta Gardini per correre con Giorgia Meloni. Tra le curiosità, nel collegio del Sud, duello in famiglia tra Alessandra Mussolini per Forza Italia e il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, candidato invece per Fratelli d'Italia. Di Maio, quel partito che tu vuoi combattere ha già una donna capolista in Europa, e non per concessione di un uomo. Non per concessione di un uomo. Le donne non sono figurine che si usano in campagna elettorale. Se Giorgia Meloni si candiderà in tutta Italia, spicca il nome del 90enne sociologo Francesco Alberoni tra le liste del partito, mentre è confermata la presenza di Emma Bonino con Più Europa insieme a Benedetto della Vedova. Questi sono i nomi principali di una lunga lista di 47 simboli presentati che si contenderanno i 73 seggi che spettano al nostro paese, sempre che il Regno Unito nel frattempo non esca dall'Unione, e in quel caso potremo contare su 3 seggi in più. Allora, è una pubblicità tassativa a questo punto, quindi non posso far dire nulla ai nostri ospiti, però vi abbiamo fatto vedere in questa bella panoramica diciamo i nomi principali e le curiosità rispetto alle liste per le europee. Ringrazio dagli Alta Irene Pivetti, buon lavoro agli Alta, e ovviamente bocca al lupo per la sua candidatura. Ringrazio Marella Caramazza, ringrazio Luca Carabetta, che invece tranquillamente resta nel Parlamento italiano e seguirà le europee ovviamente con grande interesse. Grazie anche a Carlo Puca. Qualche minuto di pubblicità e poi qui con noi Carlo Calenda e il direttore della notizia Gaetano Pedullà, e parliamo ancora di politica e di attualità tra poco. Eccoci, intanto buongiorno e grazie a Carlo Calenda, candidato del Partito Democratico nel Nord-Est. Ebbene sì. A queste elezioni europee del 26 maggio, bentornato anche a Gaetano Pedullà, direttore della notizia. Buongiorno. Prima delle nostre domande vi do le ultime notizie per quanto riguarda la querelle tra Lega e Movimento 5 Stelle. Di Maio poco fa su Facebook ha scritto: anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo, sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo, sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo, sono davvero sbalordito. Allora partiamo da questa domanda, caro Calenda,
perché la politica ancora una volta, diciamo, è nel mirino di varie inchieste. Sappiamo il caso Siri, abbiamo parlato del caso Raggi, spiegando che la sindaca non è indagata, ma insomma queste conversazioni insomma, mettono dei dubbi, insomma generano dei dubbi. C'è il caso che ha investito il suo partito in Umbria, ancora una volta la sanità. Come se ne esce? Ma secondo me se ne esce come ha fatto la Marini, cioè quando c'è una cosa che ha una rilevanza politica, ancorché non abbia una rilevanza giudiziaria compiuta, se ne prende atto e ci si dimette. E quello che io ho detto nel caso dell'Umbria è che è preferibile rischiare di perdere una regione che rischiare di perdere l'onore. Nei casi di Siri e nei casi della Raggi si stanno regolando in maniera differente. Aggiungo, ovviamente, sono anche vicende differenti, diciamo. Beh, il caso di Siri neanche troppo, addirittura sembra più grave di quello della Marini. Sì. Il caso della Raggi è un caso di manifesta incapacità di gestire la città. Peraltro io ci ho lavorato per il famoso tavolo Roma quando stavo al Ministero dello Sviluppo Economico cercando di dargli una mano, ed è inaiutabile la Raggi. Ma perché è inaiutabile? È inaiutabile perché, tanto per dirne una, non aveva il bilancio della città in mano. Cioè quando tu gli dicevi, guarda, devi cofinanziare con 3 milioni di euro i 300 milioni che ti dà la regione e lo Stato per comprare gli autobus, lei materialmente non sapeva dov'era. È una roba che a me non è mai capitato. Io ho lavorato con tanti amministratori locali della Lega, anche dei 5 Stelle. Persino l'Appendino in confronto è a un'assoluta fuoriclasse. Cioè la sindaca di Torino. Sì. No, voglio sentire Petrola su questo. Oggi il tuo giornale, non so se abbiamo la prima pagina della notizia, a proposito di questa vicenda, scrive: la Raggi fa la voce grossa per far pulire Roma, ma c'è chi grida allo scandalo, come sta facendo forse Calenda adesso. Esattamente, ma c'è, come dire, evidente un tentativo di confondere le acque e mischiare cose che di identico hanno ben poco. Io vorrei chiedere a Carlo Calenda, ci diciamo le cose molto francamente, se non prova... Perché Calenda non le manda a dire, quindi... Quindi diciamo, l'occasione è propizia. Se non senta un po' di vergogna nel far parte di un partito dove non c'è la vicenda Marini, ma c'è un elenco che qui servirebbe, come dire, un papello infinito negli ultimi tempi di casi di corruzione, di casi di malversazione, di casi in cui la politica scende a patti con le peggiori situazioni possibili. Ricordo solo, a proposito di Roma, che l'esperienza di Marino, del sindaco Marino, non finì per alcuni scontrini, ma perché Mafia Capitale, cioè il coinvolgimento di tutto lo Stato Maggiore del Partito Democratico nella capitale, in un'inchiesta così importante che poi ha portato a condanne, alcune anche con l'aggravante dell'associazione mafiosa, crea, come dire, una situazione della quale bisogna prendere atto. Allora, la domanda è: c'è oggi un'esperienza in Italia, quella di un partito, del Movimento 5 Stelle, che di fronte a un caso di questo genere prende subito le distanze e allontana dal movimento chi è accusato con elementi, come dire, probanti significativi, intercettazioni telefoniche, fatti che al di là del rilievo giudiziario denotano sicuramente un comportamento politicamente discutibile. Questo tipo di atteggiamento, lei non crede che oggi in un partito democratico così coinvolto a tutti i livelli e in tutto il paese sia quantomeno necessario, indispensabile? Allora, doveroso. Io penso di sì, necessario, indispensabile, doveroso. Penso che quando si manifestano queste cose, come ho appena detto sulla Marini, bisogna prendere immediatamente le distanze. Non penso che il La Marini è stata un po' critica con lei, ha detto che è andato giù duro, cioè bisogna aspettare i magistrati. No, però sono questioni differenti, secondo me. È vero che bisogna aspettare le sentenze per dare un giudizio di natura giudiziaria, scusate la ripetizione. Sì. Altra cosa è il giudizio politico, no? Ed è assolutamente vero, il PD a Roma si è molto intrecciato col potere, anzi direi che il PD a Roma è stato un potere cupo e pessimo. Io sono iscritto da molto poco tempo. Però la Marini se n'è andata per una sua decisione. Beh, non c'è stata un'azione segretario Zingaretti. Non del segretario Zingaretti. Io ho chiesto le dimissioni della Marini, rispondo per me, finisco di rispondere. I casi che hanno visto a Roma, peraltro, da Lanzalone in poi, il Movimento 5 Stelle coinvolto, fanno capire che Roma però è una città molto complicata e che evidentemente questi intrecci nascono.
Quindi penso di sì, penso che bisogna essere estremamente intransigenti, questo bisogna farlo sempre, e spesso deve essere nella responsabilità degli amministratori, anche quando si trovano in una condizione da essere convinti che sono innocenti, dire però prendo un attimo di distanza perché do la possibilità anche a me di difendermi nel processo e alla regione di, o al comune di essere. Quindi sì, non ho obiezioni. Il suo segretario però non è stato così diretto, sta tenendo una posizione quasi di attesa. Posso rispondere su quello che ho detto io. Io più diretto di come sono stato era difficile. Allora, a proposito, adesso ci sono dei ragionamenti che vorrei fare insieme a Calenda, insieme a Petullà, però voglio far sentire a Calenda un suo amico, Cacciari, qui. Dalla 7 l'altro giorno, sentiamo Cacciari. Mi vuole bene. Voterò per il Partito Democratico, non è questione di un nome, vuole scherzare. Zingaretti ha cominciato male la storia delle liste. Ha cominciato male perché sono liste nelle quali ha dovuto tenere insieme e necessariamente guardare agli esuli e dall'altra parte Calenda che dice se poi Zingaretti assumerà una linea che io ritengo necessaria e inevitabile di attenzione, di confronto con i 5 Stelle, me ne vado. E le pare di candidare una persona che dice questo? L'unica cosa che le posso dire di sicuro è che non voterò Calenda. Allora, io credo che Calenda se ne faccia una ragione, ma è il ragionamento che mi interessa, il confronto sul ragionamento. Cioè, dice Cacciari, perché lei deve escludere a priori che si possa trovare un dialogo col Movimento 5 Stelle? Ma perché hanno un'idea della politica e del governo completamente opposta alla mia, alla nostra, a una gran parte degli elettori del PD che infatti vedrebbero questa cosa come un tradimento. Perché sono e pensano che la democrazia possa essere gestita attraverso una SRL, perché pensano, anzi, predicano il fatto che, penso a Di Battista, che la democrazia rappresentativa è finita, perché sono contrari, hanno un'idea dello sviluppo che è un'idea estremamente semplicistica e profondamente sbagliata, dove non si fanno infrastrutture, dove si lavora poco sull'industria. Ricordo che solo adesso di corsa hanno rimesso un pezzo di industria 4.0 dopo averla cancellata in larga parte, perché sono quello che vediamo tutti i giorni, cioè incapaci di governare, di amministrare quando governano e amministrano. Dunque non capisco perché dovremmo farla questa alleanza, è una scorciatoia. Molti vostri elettori li hanno votati però. Perché quello che è successo è che nel corso degli ultimi decenni la sinistra in tutto il mondo, il centro-sinistra e i progressisti hanno raccontato una realtà in modo molto semplificato, la globalizzazione e l'innovazione tecnologica, sempre in chiave positiva, come se non ci fossero problemi, come se non ci fossero sconfitti. E l'abbiamo fatto anche noi al governo. E questo ha creato una frattura enorme con un pezzo grande di paese che si è impoverito e che ha pensato che noi non li rappresentassimo più. Ma questo è il lavoro che va fatto. È un lavoro serio di recupero della rappresentanza, non una scorciatoia facendo un accordicchio. Questo è almeno quello che penso io della politica. Certo. Dopodiché Cacciari, diciamo, una volta ha detto io non vado d'accordo neanche con me stesso, nel senso che se io dicessi che bisogna fare accordo con i 5 Stelle, lui troverebbe un'altra ragione per non votare. Ma nel suo partito c'è, adesso io non voglio dire una spaccatura, ma insomma c'è una corrente, c'è una parte che dice ma perché non dialoghiamo o avremmo potuto dialogare con i 5 Stelle? C'è. Sì, c'è una parte che non sa stare lontana dal potere. Le dice solo per questo? Sì, c'è una parte che ormai da tanti anni gestisce il potere e non sa stare lontana dal potere. E invece ci sono momenti, soprattutto quando gli elettori ti bocciano così come è successo con noi, che tu devi metterti pancia a terra e recuperare la rappresentanza, che è un lavoro molto più faticoso, ma anche è il succo della politica e noi abbiamo perso rappresentanza. E questo è stato in un processo che è anche storico, sta colpendo tutti i progressisti in tutto l'Occidente. Quindi sarà un lavoro lungo e sarà un lavoro faticoso. Ma l'argomento, come dire, merita di essere allungato. Ma io voglio un po' allargare ulteriormente. Sì. Oggi gli elettori, come dire, sono
colpiti da messaggi netti, molto forti. Sì. Salvini oggi interpreta l'uomo forte al comando, la reazione dura rispetto al tema dell'immigrazione. Il Movimento 5 Stelle ne ha due di grandi temi, l'onestà che resta, come dire, la prima stella, ma anche, come dire, un'azione di forte attenzione al ceto medio, a chi è rimasto indietro. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che dal punto di vista dell'impatto con gli elettori sicuramente è fortissimo, io sono convinto, anche dal punto di vista poi del ritorno economico, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si dispiegheranno gli effetti. Il Partito Democratico non ha in questo momento... Cioè gli slogan, quali sono? Non solo slogan e sì, non solo bandiere. Slogan lo dico per semplificare. Ma perché un cittadino dovrebbe venire oggi a votare un PD dove c'è appunto il segretario che di fronte a casi di corruzione aspetta che di propria iniziativa chi è coinvolto se ne vada, dove i risultati del passato, Calenda è onesto in questo, dicendo non abbiamo considerato attentamente gli effetti della globalizzazione che non hanno prodotto situazioni negative solo in Italia, ma in tutto il sistema occidentale. Le riforme che sono state, come dire, il cavallo di battaglia di Renzi e del renzismo, il Jobs Act, che doveva essere la grande riforma del mercato del lavoro, si è rivelato un topolino di fronte a una montagna. Perché oggi qualcuno dovrebbe venire a votarvi? Cioè, perché uno dovrebbe votare il PD? Io penso che oggi c'è un pezzo di paese che non è rappresentato, che è il pezzo di paese che lavora, che studia e che produce. E non lo è nei fatti. Lei diceva prima il Job Act ha prodotto un topolino. Dal governo Renzi alla fine del governo Gentiloni sono stati costruiti 1 milione di posti di lavoro, di cui 500.000 a tempo indeterminato. Da maggio a oggi ne sono stati persi 116.000, di cui la maggioranza a tempo indeterminato. Questo governo non ha fatto un provvedimento per chi lavora, non ha fatto un provvedimento per chi produce e non ha fatto un provvedimento per chi studia, tant'è che ha tagliato persino l'investimento nella scuola. In questo modo quello che accade è che l'Italia finisce nella serie B e nella serie C, e tant'è che questo sta accadendo, che la distanza di crescita tra noi e il resto dell'Europa sta aumentando. Si era ridotta, noi siamo sempre cresciuti meno del resto altri, dell'Europa. Sì. Succedeva quando c'eravamo noi e succede oggi. Il punto è misurare la distanza e questa distanza aumenta, sta tornando ai livelli del 2013. Era arrivata al minimo storico nel 2017 con 1,07 e sta tornando lì. Allora il punto qui è cercare di fare un ragionamento serio su come il Paese può tenere insieme la parte che non ce la fa e che non lavora e che va aiutata. Io infatti non sono per la cancellazione del reddito di cittadinanza. Sono per costruirne gli effetti in modo che non siano distorsivi per quello che riguarda il lavoro, in particolare che non sia un supporto a chi poi può aggiungere il lavoro in nero. Quindi lei non lo toglierebbe il reddito di cittadinanza, forse in un ipotetico governo? L'ho sempre detto, lo modificherei e starei attento alle soglie in particolare, però non lo toglierei, mentre invece cancellerei domani mattina quota 100. Vorrei spiegare una cosa, quota 100 costa 28 miliardi di debito implicito, questo vuol dire che per lavoratori e pensionati che lo pagano vale 730 euro a testa, per mandare in pensione 650.000 persone in anticipo, 650.000. E quella è la platea potenziale, perché ancora siamo a adesso siamo a 109.000. 120, mi scusi, l'ultimo dato, 120.000. 110, 120, però è stimato a 650. 28 miliardi vuol dire che ciascuno di noi, sia quelli che lavorano che sono in pensione, lo paga 730 euro. Questo modo di fare politica economica è una semplice follia. Stiamo togliendo soldi agli italiani per costruire un meccanismo che va a beneficio di pochissimi, di cui una parte è anche molto rilevante. Sono per esempio impiegati pubblici che sono, per carità, persone di primo ordine, ma che non fanno il lavoro più usurante del mondo e che non verranno neanche sostituiti. Scusi, Calenda, lei considera i 28 miliardi, questo è un dato, ma quanto vale per lei il rimborso sociale verso persone che sono state massacrate dalla Fornero, che hanno avuto dei problemi personali gravissimi, che sono state buttate fuori dal contesto? Esodati. Parlo degli esodati, noi abbiamo fatto degli effetti che quella misura va risolta. Noi abbiamo fatto 6 o 7 sanatorie degli esodati, sì. Piccoline però. Quasi la totalità per 12 miliardi di euro, non esattamente piccoline. Non c'entra niente quota 100 con gli esodati. Quota 100 è un anticipo pensionistico che va a toccare persone peraltro che la pensione ce l'hanno di sicuro, mentre i giovani non ce l'hanno.
Quindi è una misura completamente sbagliata anche da un punto di vista di equità. Se tu stai dicendo io blocco la rivalutazione delle pensioni, se tu stai dicendo io levo soldi alla scuola, se tu dici io metto l'IVA per coprire tutto questo casino che è stato fatto e in cambio mando in pensione prima 650.000 persone, secondo te c'è qualche equità in questo? Diciamo secondo che il governo non dice tutte queste cose. Certo, non le dice perché fa i paravelli. Il governo dice, mentre si fanno, come dire, misure di equità, si continua anzi a investire anche nella scuola, tutto questo si però può ottenere. Dal DEF risulta che è sceso del 10% l'investimento. Il DEF, come sapete, è, come sanno tutti, è una scatola vuota. Tutto questo no, si no, tiene. Scusa, no, però c'è un tiene. Punto, il DEF non è una scatola vuota. Il DEF è un documento del governo. Di programmazione, dice, senza numeri, notoriamente. No, i numeri ci sono tutti. Come nei governi precedenti. No, i numeri ci sono tutti e che ti dice esattamente come tu riuscirai a coprire le misure. In questo caso lo dice con chiaramente, cioè con l'aumento dell'IVA. E l'aumento dell'IVA vale altri 370 euro, 340 euro a famiglia, anzi a persona, scusate, a persona. Ed è la cosa più regressiva che puoi fare, perché Berlusconi mette 340 euro esattamente come l'operaio, esattamente col disoccupato quando compra il latte. Quindi la cosa che noi non dobbiamo fare come italiani, perché sennò facciamo veramente la figura dei fessi, è dire, quando va Salvini dice ho mandato in pensione 650 mila persone, non è che l'hai mandato coi soldi tuoi, tu hai mandato in pensione 650 mila persone e stai prendendo 730 euro ai restanti 36 milioni tra Carina, pensionati lei sa eccetera. Perfettamente tutto, allora, questo, per favore, tutto questo non abbiamo... è vero, tutto no, questo non è vero. Dimmi una sola cosa che non è vero. È, come dire, previsto dimmi nel una caso sola in cui... cosa. Glielo dico, l'aumento dell'IVA è previsto, lo ha spiegato no, non benissimo il ministro Tria. Scusami, sto finisco, parlando di una finisco, cosa pre... no, finisco, aspetta, finisco, siccome finisco, mi hai detto tutto questo non è vero. Non è vero. Io ho detto una cosa precisa, che la misura che non c'è, quant'è il costo di quota 100? Il debito implicito di quota 100. 28 miliardi, però lei non mi ha permesso di 28 miliardi domanda. Diviso il numero di pensionati e lavoratori, di te lo dico la io, 730 che, euro. Che non va a colpire i 730 euro. Il governo dice non metteremo l'aumento dell'IVA, c'è un impegno di, persino di ieri continuo dei leader. Ma se Tria ha dato in Parlamento Tria, a dirlo. In modo non chiaro, ha detto nel caso in cui non si faranno alcune misure, non quali? Resterà che l'aumento dell'IVA. Quali sono le altre sono misure? Sono già state annunciate numerose misure per una misura? Contenere. Una. So ed è stato sì, detto sia dal vicepremier Di Maio che Salvini che saranno annunciate a breve. Lei sa perfettamente, cioè, perché non ce ne manca una per ora, che nella spesa pubblica del nostro paese 800 miliardi sì. l'anno probabilmente c'è la possibilità di ma fare come non dire è, non delle è, economie non tagliato che non colpiscano di... l'equità ma sociale. Neanche una ne hanno io però tagliato. Torno alla domanda. No, però scusate, no, abbiamo due minuti a fare un'altra domanda. Se tu mi dici tutto quello che hai detto sono cose non vere, mi devi spiegare qual è la cosa non vera. L'ho già detto che aumenta l'IVA. No, no, mi fermo. Tu questo l'ha detto il ministro dell'economia, non l'ho detto io. Il governo prevede che queste misure si tengano nel momento in cui l'Europa, la prossima Europa dove lei è candidato, avrà rispetto ad esempio la possibilità di fare deficit sì, per certo, investimenti, questa è la grande un atteggiamento scommessa. Diverso. Posso, ma lei andrà in Europa per dire all'Europa di continuare a no, fare le politiche sono, di austerità? Io andrò, allora, no, la domanda non è questa. Io andrò all'Europa a dire che, anzi, io faccio così. Sì, andrai in Europa? Ho chiuso il fiscal compact, oggi, l'ho deciso io. Facciamo oh. finta così. Non c'è più. Fa questa schifo. È una notizia. È una notizia fantastica. Sì. La decido così. È chiuso. E tu, secondo te, quando vai a chiedere i soldi per indebitarti, gliene frega qualcosa a quelli? Questa è l'Europa no, che forse te la prossima, dà. Sì. È l'Europa che verrà. No. C'è un errore concettuale. Non te la presta l'Europa i soldi. Te li prestano i risparmiatori degli altri paesi, che dell'Europa se ne fregano ampiamente. Ma dipende da quanto debito posso hai fare e quanto deficit hai. E chiunque abbia nella sua vita lavorato in qualcosa che non sia la politica politicante lo sa perfettamente. È una visione mercantile Calenda. Questa. Ma non è mercantile. Se ti devono prestare i soldi. C'è la Banca Centrale Europea. Ci sono strumenti che non sono stati utilizzati. Devo chiudere. Gli italiani lo sa. Chi compra il debito pubblico? L'Europa? No, ma l'Europa può allora mettere... Allora basta, ti sei risposto da solo. Ti faccio l'ultima domanda, non vi devo interrompere, perché Tano Petrulla deve agitarsi, perché dobbiamo salutare Calenda, lo saluto con un'ultima parola, che è sull'Europa. Cioè perché un cittadino italiano dovrebbe votare, lei principalmente, che è qui il cane d'ossa, o il suo partito... europeista. Perché l'Europa delle nazioni c'è già, è quella che non funziona. È l'Europa che non gestisce le migrazioni, perché non sono una competenza europea, sono una competenza degli stati e gli stati non vogliono solidarietà tra di loro e quindi lasciano l'Italia a gestirsi per conto suo i migranti, perché non è una competenza europea.
Voglio invece l'Europa che è quella che fa i trattati commerciali, che è competenza europea, e che ci fa esportare le merci. Ci sono un sacco di cavolate che si dicono sull'Europa. La prima cosa importante è capire cosa l'Europa fa oggi e cosa non fa per volere degli Stati. Mi fa una previsione in un tweet, le chiedo una risposta. All'indomani del 26 maggio la governance europea sarà diversa da come... Nella migliore adesso... delle ipotesi i partiti sovranisti avranno il 15%. L'Italia sarà semplicemente più isolata. Grazie a Carlo Calenda, grazie a Gaetano Pedullà, direttore della Notizia. Ci vediamo adesso domenica e Pasqua, lunedì non andiamo in onda per lunedì di Pasquetta, ci vediamo martedì prossimo, ma domani c'è la nostra puntata consueta con il meglio o il peggio, a seconda dei gusti, della settimana. Grazie e auguri a tutti. Grazie.